apriamo Bridge 7070. La scorsa settimana ho spiegato, cioè ho fatto vedere una panoramica degli strumenti per fare selezioni, tra cui il pennino, come si crea una selezione attraverso un canale alfa, si chiede la modifica di un canale alfa per far prima, no? Oppure alternare le tecniche, cioè unire mezze zone col pennino, unirle a delle selezioni fatte con o intervallo colori o parti di canali. E oggi riprendo dall'inizio, cioè ho scelto questa foto per il semplice motivo che è molto contrastata, no? Comunque sono curioso. Bravo, il discorso qual è? Allora, io in questa maniera, prendendo un canale, se mi vado a guardare i canali e becco il blu, che il blu abbiamo detto è il contrasto, si può vedere che è già molto è nera quasi, è nera e bianca, che la manipolazione è minima. Se io vado a guardare i contorni della foto, praticamente se lavoro un pochino di luminosità e contrasto su questo canale copiandolo, ottengo già una maschera. Ora vi faccio vedere come si fa. Abbiamo detto, l'immagine rimane non ritoccata, si va in questo caso nel canale del blu, lo duplico. A questo punto si inizia con le regolazioni di luminosità e contrasto per accentuare i neri e i bianchi, perché devi diventare bianco e nero, eventualmente anche il grigio praticamente è come se tu utilizzassi qualcosa in trasparenza, perché se io uso una maschera dove c'è del grigio, il grigio è interpretato come una trasparenza, mentre il bianco, il nero copre, il bianco traspare, chiaro? Sicché io praticamente, se io brucio il cielo, ora glielo riapplico, nero cela, bianco rivela, bravo, io glielo riapplico perché non sono contento, deve essere proprio tutto nero, finché non sono contento, naturalmente posso usare, cioè, luminosità a contrasto è un primo approccio, altrimenti CTRL M oppure immagine regolazione curve, allora, a questo punto diciamo che ci può stare. Vedete? 255. Cosa? 255, nero puro. Ah, sì, sì. Oh. Cioè, questa è una cioè è utilizzabile come maschera, perché c'è bianco e nero, chiaro? Lasciamo perdere un attimino il discorso del grigio, che lo affrontiamo un po' più là. Ora, in questo caso, per provare la maschera su, per esempio, qui c'è rimasto un po' di nuvole, bisognerebbe prendere il pennello, brush, cambiare il primo piano con lo sfondo e mettere il bianco con la X e andare a spennellare le zone dove ci sono dei residui. Ora nascondo con tab, aiuto, mi è scivolato il mouse, andare a ripulirlo. Stessa cosa qui, dovrei fare una cosa così. Allora, per provare la maschera torno sul canale composito, pigio il tasto CTRL sulla copia del blu e lui mi fa una selezione. Se vado a ingrandire, come vedete è molto precisa perché ho utilizzato il canale della foto. Ora, in questo caso ci ho messo veramente poco perché l'immagine prestava a questo tipo di lavoro. Ora io a questo punto posso intervenire sia sul cielo sia sulla pianta e l'erba. Ora, naturalmente, se uno voleva scontornare solo la pianta, qui c'era da farsi un po' del male perché c'è del foglie, cioè sono dei rami, ecco, qui diventa un pochino laborioso, ne parleremo un'altra volta. Comunque
Io a questo punto, se vado sul livello, applico una correzione, non so, sulle curve, al momento attivo avevo il cielo, perché non ho invertito la selezione per un settaggio di Photoshop, e vado a slivellarlo e poi vado a ingrandire, c'è un leggero difetto al 316%, che si può evitare. Ora vi spiego anche come si fa quello. Comunque, allora, riprendiamo un control la copia del blu, inverto la selezione inversa, e vado a interagire sulla pianta. Stessa cosa, regolazione curve, e la schiarisco. Chiaro? La parte più difficile è sempre stata questa, dove ci sono filettini, pianticine. Sta qui a farla a mano è divertente, uno se ha tempo e voglia ci può fare qualsiasi cosa. Allora, ora a parte sembra un HDR, però questi sono gusti, cioè. Allora, per evitare questo piccolo difettino, perché di solito faccio sfumare la selezione? Perché se io, allora, intanto clicco due volte sulla maschera, mi si apre la finestra proprietà. Se io vado su sfuma, vedete, sparisce l'effetto. Attiamo un pochino, il problema è che poi si nota l'aloncino, sicché dobbiamo trovare una cosa, un giusto compromesso. Altrimenti, col pennello, io ci vado con la gomma, poi lo faccio, seleziono una maschera per il bianco, cioè io volendo posso fare anche così. Naturalmente quando fate queste modifiche, specialmente di fotoritocco, utilizzatela sempre a 16 bit, perché questo è il metodo più veloce quando si ha la possibilità di farlo. Ecco perché se è tono su tono diventa drammatico, però se è molto contrastato e si lavora sul canale del blu, io col canale del blu, con luminosità, contrasto, un po' di curva, un po' di pennello, ho fatto una maschera che poi ho applicato a due livelli di regolazione, prima in un modo, prima in un altro, diciamo, una più invertito, ho fatto il cielo e poi l'altro. Sicché questo è uno dei tanti metodi che può essere utilizzato in tante situazioni. Ci sono situazioni complesse, prima dell'avvento del miglior a bordo, che ti ripeto, a me il miglior a bordo mi rimane anche astioso. Esempio per le modelle con i capelli riccioli su sfondo non neutro. Lì si faceva. Una domanda: quando te hai cliccato all'inizio sul canale del blu? Sì, l'ho duplicato. Sì, hai fatto anche contro. Pare come meglio ti tornava. Come vuoi anche però fare un contro? Sì, io faccio sempre, cioè lo faccio perché purtroppo l'ho trascinato sull'iconcina del nuovo canale, capito? Perché questa è un'abitudine che mi porto dietro da quando ho iniziato. Si può anche fare duplica. Si può fare duplica, cioè duplica canale, sì. Duplica canale in questo caso. Sì, sì, lo puoi fare, non siete legati al metodo che utilizzo io, perché il mio è un metodo che purtroppo mi porto dietro da tanti anni e sono abituato così, ecco. Puoi fare il nuovo canale, copiare il canale del blu, incollarlo dentro, insomma ce ne sono diverse di varianti. Ecco, l'importante è capire quando utilizzarlo, quando no. Tasto destro duplica canale, è preciso. Duplica canale, sì. Tasto destro duplica canale. Sì, è la solita. Se lo trascini. Sì, o lo trascini, è uguale. Secondo me fa prima tasto destro. Come vi torna più comodo, cioè non c'è una legge matematica che vi impone la cosa, capito? Cioè il discorso di trascinare gli oggetti oppure trascinare file sopra le icone, 20 anni fa chi usava il Mac lo faceva, e a me mi è rimasto per abitudine. Sicché niente, questo è, diciamo, l'inizio di una lunga serie di cose, perché come dicevo prima, se volete scontornare
dei capelli ricci, vi ricordate quando vi ho fatto vedere l'utilizzo dell'immagine in negativo per tirar fuori le ombre da una foto? Si parla di un paio di mesi fa. No, che avevo fatto quel sandwich, poi per aprire le ombre avevo fatto l'immagine in negativo e l'avevo... Ah, sì. Praticamente... No, che mesi fa l'ho fatto? Prima delle feste, prima di dire si ricomincia a zero, se si divide corsi. Quella tecnica servirà se voi dovete prendere una modella che sta in uno sfondo poco neutro e serve per arrivare a creare una maschera più o meno così, da definire col pennello. Sicché si fa una serie di operazioni con i livelli attraverso i canali per poi fare questa cosa lì. Si può usare anche il miscelatore canale per fare l'operazione, come abbiamo visto la primissima volta, per trovare i toni medi, che le luci e le ombre si trovano anche i medi, però in quell'altro modo è più preciso. Sicché questo è il primo modo, questa ve la salvo, poi dopo ve la passo e ora vi faccio vedere il secondo. Dopo si rifà insieme questo passaggio. Certo, vi faccio vedere il secondo. Questa la chiudo e si va un pochino più avanti, cioè si prende qui.